Avi Mercate, provincia di Monza e della Brianza. Una professoressa di storia di 56 anni è stata assalita dagli studenti con una sedia. La docente se l'è cavata con una leggera ferita alla spalla e qualche giorno di prognosi, ma è mistero su chi sia l'autore del gesto. Gli alunni dell'Istituto Secondario Superiore Floriani, dove è avvenuto il fatto, non hanno infatti voluto confessare chi abbia scagliato la sedia al buio. Vi Mercate. Sedia lanciata contro la professora in aula. La professoressa di storia era appena entrata in aula per tenere la lezione, verso le 12 di ieri. Le luci si sono improvvisamente spente e, mentre la docente dava le spalle agli alunni cercando di capire cosa stesse succedendo, è stata colpita da una sedia lanciata, probabilmente, dagli studenti. La donna si è recata al pronto soccorso dell'ospedale per farsi curare ed è stata dimessa con qualche giorno di prognosi. L'insegnante ha deciso di denunciare il fatto ai carabinieri di Vi Mercate. Nessuno degli alunni della classe sembra abbia voglia di confessare chi abbia portato a termine lo scherzo, alimentando un clima definito omertoso. Ad intervenire sulla questione anche il ministro dell'istruzione Marco Bussetti, il quale ha dichiarato con un post su Facebook che si ha davanti un atto di violenza che condanno duramente. Ho chiesto un approfondimento all'ufficio scolastico regionale, che ha avviato tutte le procedure necessarie per accertare le responsabilità del gesto e valutare la possibilità di costituirci parte civile e aperte virgolette. Gli insegnanti picchiati sono un'emergenza sociale. Purtroppo questo non è un caso isolato, ma segue un crescendo di denunce di professori aggrediti dagli alunni o dai loro genitori. Nei primi 4 mesi del 2018 sono stati resi pubblici 26 episodi, come riporta Corrado Zunino sulla Repubblica. Un'altra testata, Il Messaggero, riporta un altro dato interessante. Nel 2017 solo lo 0,1% degli studenti è stato bocciato per cause relative alla condotta. L'ex ministra dell'istruzione Valeria Fedeli aveva annunciato misure drastiche contro la violenza a danno degli insegnanti, come la sospensione dalle lezioni per periodi di tempo diversi a seconda della gravità delle azioni compiute e, nei casi più gravi, anche la non ammissione allo scrutinio finale e aperte virgolette. Mesi dopo, questo episodio e altri mostrano come poco o nulla sia cambiato nei confronti degli insegnanti. A Velletri il video di uno studente che minaccia la professoressa di scioglierla nell'acido, o quello di Lucca dove gli studenti bullizzano l'insegnante sono diventati virali.
Nonostante ciò si ha l'impressione che i docenti siano spesso lasciati soli in prima linea a gestire un problema, che sta diventando endemico. News by TeSocialPost.www.tesocialpost.it